Sede al piano, hip hip! Hip hip! Per il Pro Roma, hip hip! Hip hip! It ain't no joke, I'd like to buy the world a token. Teach the world to sing in perfect harmony. And teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fast. Erano le prime sensazioni di questo torneo in Abruzzo. Ma diciamo che intanto il posto è decisamente stupendo, non bello ma stupendo, dove siamo e quindi sono contentissimo di aver partecipato. I ragazzi sono entusiasti, vengono da una situazione più che positiva. L'organizzazione è fatta liscio e tranquillamente, con tanti numeri da quello che ho visto, e categorie differenti, dai piccoli agli esordienti. A quale torneo stiamo partecipando, i giovanissimi e gli allievi, gente cordialissima, sempre disponibile, col sorriso sempre tra le labbra, quindi per carità un'accoglienza e che non mi aspettavo. Anche i ragazzi e i loro familiari che stanno al seguito con noi sono rimasti tranquillamente soddisfatti e sperano di ritornare l'anno prossimo. Innanzitutto voglio fare i complimenti all'organizzazione Centro 20 per la splendida accoglienza che abbiamo avuto. È un grande torneo, grande manifestazione. Veniamo da tante esperienze, perché noi ogni anno abbiamo fatto tornei estivi da tante altre parti. Però devo ammettere che è la prima volta che ci sentiamo veramente bene, come se fossimo a casa nostra. Organizzazione perfetta, puntualità negli orari, che non è facile, con tantissime squadre, tante partite. Per l'anno prossimo verremo con tutta la scuola calcio al torneo di Centro 20. Siamo trovati molto bene, una bella organizzazione, faccio i complimenti Giuseppe, veramente il torneo è organizzato bene. Speriamo anche che il prossimo anno tu possa ripetere questa esperienza, perché noi ti comunichiamo già da adesso che faremo parte del tuo torneo. Contando diciamo le prime partite, quindi speriamo di poter portare a casa qualche punto, qualche trofeo. Ci vediamo sicuramente il prossimo anno. Allora, niente, devo solo dire bene, è una cosa bellissima, un'esperienza bellissima e soprattutto un'organizzazione che non mi aspettavo di trovare, sia per quanto riguarda l'alloggiamento, sia per quanto riguarda le squadre, per quanto riguarda tutto. Ancora dovranno fare ancora un'esperienza, questi ragazzi dovranno crescere e questo è il posto giusto dove possono crescere. Beh, una bellissima esperienza, visto questa è la prima volta che noi veniamo qua ed è un'esperienza molto bella, ci troviamo bene nelle strutture, nei campi da gioco, come prima volta, poi ci sono un sacco di persone,
Speriamo il prossimo anno di tornare ancora con più squadre. È bellissimo. Noi ogni anno andiamo in un torneo diverso, però quest'anno veramente ci stiamo trovando molto bene. È un bel torneo, bello organizzato. Ci stiamo trovando appena adesso bene. Solo si mangia bene, si sta bene. Beh, effettivamente anche quest'anno, cioè, sul piano dei risultati siamo molto soddisfatti, visto che abbiamo portato su 5 squadre, 3 squadre le abbiamo portate in finale. Domani ci divertiremo a fare queste finali per primo e secondo posto. Poi noi qui ci veniamo sempre con grande piacere, perché siamo trattati alla grande, quindi sicuramente saremo presenti anche il prossimo anno. Una bellissima organizzazione, bello bellissimo, e si mangia bene. Competizione bellissima, sia come organizzazione, come partecipazione di squadre. Evento molto importante per i ragazzi, per la comunicazione fra loro, per far conoscere altre società, altri ragazzi, per la competizione molto sana. Un bel torneo. Sicuramente se stiamo qua il terzo anno consecutivo, perché ci siamo trovati bene a livello di paesaggio, soprattutto come paesaggio, intendo l'Abruzzo, come ospitalità, come correttezza dell'organizzazione. Sicuramente il prossimo anno parteciperemo ancora. Allora, noi il primo anno che facciamo questa avventura, che ci sembra veramente ben organizzata, una situazione fatta per bene, tantissime squadre, questa è la cosa che più ci tenevamo, dobbiamo confrontarci, conoscere come settore giovanile, visto che stiamo rifondando il tutto come settore giovanile. Siamo contenti di essere qui perché l'organizzazione è ottima, gli alberghi buoni, e quindi stiamo vedendo di portare quante più squadre possibile per il prossimo mese di giugno. Abbiamo avuto sicuramente una bellissima impressione di questo spettacolo, di questi bambini con le loro famiglie, e davvero ci ha destato uno spettacolo non indifferente alla vista sia delle famiglie che dei bambini. Sono molto entusiasti, sia a partire dai più piccoli sino ai più grandi. L'organizzazione finora è stata impeccabile, i bimbi si sono divertiti, le partite sicuramente hanno avuto lo spirito giusto, che è quello del puro divertimento, e perché si sa che questi tornei vengono fatti esclusivamente perché i bambini possono divertirsi, conoscere altri ragazzi, conoscere altre realtà, e quello poi che è lo spirito che cerchiamo di portare avanti anche nella nostra scuola calcio. Sicuramente l'impressione è senza dubbio positiva.